Beh, Gassman diceva che ci pagano pure. Cosa intendeva dire? Ma come? Noi ci divertiamo e ci danno anche i soldi. E beh, perché? Perché è un gioco. E se si prende il mestiere come un gioco, non è più un lavoro. Chiunque faccia un mestiere che gli piace, in realtà non fatica e guadagna. Ecco, noi quindi quando facciamo gli attori, teoricamente facciamo una cosa che ci piace molto. Ed è un mestiere però. E quindi è bene che noi capiamo quali sono le caratteristiche di questo mestiere. Allora, nella mia definizione del mio corso, tecnica recitativa, viene dal fatto che un mestiere è fondato su una tecnica. Ma noi siamo anche artisti, no? Essendo artisti, voi sapete che cos'è l'arte, vero? Chi ha letto un dizionario cercando nella definizione? È attività umana, perché naturalmente gli animali, gli esseri vegetali, gli animali non hanno un'attività artistica. Attività umana basata sullo studio e sull'esperienza, fondata sullo studio, sull'esperienza e sulla tecnica, praticamente. In pratica, quello che noi immaginiamo l'arte, qualcosa di astratto, no, quello è l'estro creativo che ognuno di noi può avere. Ma l'estro creativo foggia di sé attraverso la tecnica e quindi l'arte. Però l'arte vuol dire che tu sai come si fa. Tant'è vero, da lì viene artigiano anche, no? Ecco, allora la tecnica è importante conoscerla per poi dare luogo alla libertà dell'estro. Tant'è vero che si dice, immagino questo l'abbiate sentito, impara l'arte e mettila da parte, vero? Cosa vuol dire? Impara una tecnica, poi non pensare più alla tecnica, ma pensa invece alla parte creativa.